E ora parliamo del servizio di car sharing di ATAM. Andiamo da Simona Santi Laurini. Simona, mi senti? Ti sento molto bene, buongiorno Gloria a tutto il pubblico di Spunti e Spuntini. Noi questo martedì siamo venuti al parcheggio Eden per parlare del servizio di car sharing. Vedete, qui abbiamo due mezzi che vengono utilizzati appunto per il car sharing ad Arezzo, sono i Twizy. Questo nome ci piace molto, caro presidente Bernardo Mennini, che è con noi anche questo martedì, presidente di ATAM. Un servizio per la città di Arezzo. Sì, questo è un servizio oramai che è in funzione da molti anni, ha la funzione quella di avere l'auto in condivisione, il cosiddetto car sharing, questo nome che oramai in questo inglese, diciamo, auto in condivisione, car sharing, però è noto per questo tipo di cosa. Ad Arezzo c'è e lo si può utilizzare attraverso la nostra applicazione che praticamente c'è, la potete scaricare tranquillamente e vale sia su Android che su iPhone, quindi. E poi adesso poi chi se ne occupa direttamente avrà modo anche di spiegare nei particolari, anche interessare un mezzo molto comodo perché ti dà la possibilità di sostare dovunque dentro Arezzo, negli spazi ATAM e quant'altro, muoverti, prendere il mezzo e lasciarlo dove ti serve. La comodità è proprio questa, avere la possibilità di prendere l'auto dove ti serve e lasciarla dove ti serve. Questo è importante, quindi non è che la devi portare in un posto particolare o in un altro. L'auto, in questo caso il Twizy, è dedicato specificamente a chi si deve muovere e deve farlo in tempi molto rapidi. È dedicato a chi si muove, è dedicato anche all'ambiente, ovviamente, questo è fondamentale da sottolineare. E noi ritroviamo la squadra degli ausiliari della sosta che abbiamo già conosciuto in Spunti e Spuntini. Siamo con Alice Marchi, giusto? Buongiorno. Partiamo con Alice che ci spiega innanzitutto un piccolo tutorial, Gloria, perché mai dare per scontato quello che non si conosce, un piccolo tutorial su come si prendono questi veicoli. Partiamo da come si aprono. Che è molto semplice l'utilizzo degli stessi, anche l'apertura, basta aprire il finestrino, prendere la linguetta, tirarla verso se stessi. All'interno dello sportello c'è una maniglia, la si alza verso l'alto e in automatico si tira su. Molto semplice. Quindi non si deve tirare verso l'utente, No, si deve la linguetta verso ruotare. l'utente e la maniglia invece si ruota verso sinistra. È molto semplice, gli sportelli rimangono sempre aperti perché non sono gli sportelli a chiudersi, ma si bloccano le chiavi di accensione all'interno del veicolo, le quali si possono sbloccare utilizzando, come appunto diceva il nostro presidente, la nostra applicazione. Basta scaricarla ed iscriversi ovviamente alla stessa. All'interno della mappa verranno sempre visualizzati i veicoli disponibili che ogni utente troverà carico e disponibile all'utilizzo. Basta selezionare il veicolo al quale si è interessato. Si può anche prenotare in anticipo per dare così il modo e il tempo all'utente di raggiungerlo. Quindi avere la certezza di Avere la averla a disposizione. certezza, esattamente, che viene tenuto bloccato per l'utente per un tempo di 15 minuti. Una volta che si è giunti nel posto e si è presenti davanti al veicolo, basta semplicemente scansionare il QR code del veicolo stesso che si trova sul parabrezza, o direttamente il QR code, o inserendo la targa manualmente, e il veicolo si sblocca. Ecco, queste sono le istruzioni su come prendere il veicolo. La bellezza di questi mezzi è che si può entrare nella ZTL e avere varie possibilità, che ce le dice Giulia. Giulia. Esattamente, con questi veicoli si può entrare in ZTL A e ZTL B senza nessun tipo di permesso, quindi si può già entrare con questi veicoli e si possono parcheggiare gratuitamente in tutti gli stalli blu gestiti da ATAM, quindi possono essere lasciati ovunque senza il pagamento della sosta. E invece, a proposito di pagamento, qual è il pagamento di questo servizio? Qual è il costo di questo Sì. servizio? Allora, costa 5 euro l'iscrizione al servizio e poi per il noleggio del Twizy sono 15 centesimi al minuto. Allora. Naturalmente viene applicata la tariffa sugli effettivi minuti di utilizzo del mezzo. Allora, vuoi farci vedere appunto a questo punto come si entra e che cosa si deve fare per avviare il veicolo? Seguiamo quindi, lo sblocchiamo. Nel frattempo recuperiamo anche il presidente Bernardo Mennini e nel frattempo noi stiamo sbloccando, ecco, vi facciamo vedere proprio con il QR code, Gloria. Come funziona? È molto semplice, basta avere Questa è la mappa l'applicazione. e
questa è la mappa entro la quale i veicoli si trovano e dentro la quale possono essere rilasciati. Viene proprio segnalata dall'applicazione. Se siamo troppo distanti, lo dice da sola e ti dice non è possibile rilasciare il veicolo, devi avvicinarti. Quindi è molto molto semplice. A questo punto quindi tu lo hai sbloccato, sì. Giusto? Si può entrare. È sbloccato Ali? Un attimo, le faccio vedere. Ecco, un attimo, con il QR code, io avevo troppa fretta, ma ci vuole il tempo fisico di inquadrare. Eccolo qua, il QR code ha riconosciuto l'utente, nel frattempo lo vedete, è molto intuitivo. Ecco qua, adesso è sbloccato e quindi Giulia entra, così vediamo ancora una volta come si fa per aprire. Ed ecco qua, a questo punto... trovano dentro questo scompartimento. Ecco, a questo punto si può utilizzare questo mezzo. Esatto. Si possono prelevare le chiavi, perché si sono sbloccate tramite l'applicazione, e mettere in moto il mezzo. Naturalmente è un mezzo automatico, quindi c'è praticamente solo la retromarcia e la marcia per andare, non c'è da cambiare marcia, è molto semplice anche guidarlo. E allora, Presidente, direi che è semplice da utilizzare e ha notevoli vantaggi per girare anche nel centro storico, quindi a questo punto perché no? Assolutamente, soprattutto non inquina, perché questo è totalmente elettrico come tutti i nostri mezzi che abbiamo in condivisione, quindi è anche conveniente perché poi ti sposti con facilità dentro la città e niente, quindi diciamo che gli aretini vedo che lo stanno utilizzando e noi cerchiamo di garantire un servizio che sia efficace, che sia diciamo efficiente, grazie anche al personale ATAM che ci mette molto impegno e crede anche in questo strumento. Gloria, hai delle domande? No, vuoi venire anche tu a provare il Twizy? Prima comincio dalla bicicletta della settimana scorsa e poi vengo a provare anche il Twizy. D'accordo. Mi sembra un servizio molto interessante anche per chi magari arriva ad Arezzo in treno e non può... Esatto. E può muoversi molto velocemente con questo servizio. In libertà, senza inquinare, veramente con una facilità di accesso incredibile, ricordiamo che si può anche prenotare. Quindi a questo punto il Twizy è a vostra disposizione, qui siamo al parcheggio Eden, però lo potete trovare disseminato un po' in tutta la città. Cara Gloria, se non hai altre domande, noi dal parcheggio Eden ti salutiamo. Grazie a Simona Santilaurini.